il senatore Dreosto per 6 minuti. Prego, senatore Dreosto. Grazie, Presidente. Non entrerò nel merito dei tecnicismi del documento già ampiamente illustrati nella relazione presentata dal Ministro Giorgetti, che però voglio qui ringraziare per il suo reale pragmatismo che ci fa comprendere perfettamente la situazione economica, finanziaria, ma anche quella geopolitica in cui ci troviamo. La crisi medio orientale con la brutale aggressione di Hamas contro Israele aggiunge instabilità a un quadro già particolarmente complicato, fatto da conflitti di intensità variabile, tensioni mai sopite e un mutato scenario geopolitico del quale ancora non si riesce a tracciare un contorno ben definito. Il conflitto in Ucraina, la già citata crisi del Medio Oriente, il conflitto in Nagorno-Karabakh, le tensioni dell'Indo-Pacifico, sulle quali mi permetta, Presidente, di fare una piccola riflessione, occorrerebbe probabilmente prestare a queste situazioni una maggiore attenzione, l'instabilità poi del Nord Africa e del Sahel, e dietro a tutte queste situazioni azioni di interferenza e di potenze ostili volte a destabilizzare non solo il nostro Paese, l'Italia, ma anche l'Europa e l'Occidente intero. Ci fanno evidentemente capire che stiamo vivendo un momento delicato che aggiunge incertezza e instabilità. Ecco perché il piano decisionale e le scelte sulle quali operare sono complicate e non di semplice attuazione. È in questo contesto che va valutata la nota di aggiornamento al DEF, che noi reputiamo realista, concreta, come detto pragmatica, insomma come deve essere. Due appunti positivi e alcune osservazioni. Bene il taglio del cuneo fiscale, bene andare così a dare sostegno ai redditi e ai consumi, aiutando le famiglie con i redditi più bassi, puntando anche a un contenimento dei costi dell'inflazione, bene la sostenibilità dei conti pubblici, rafforzando la fiducia degli investitori. Dal lato invece meno positivo, e non evidentemente da imputare a questo governo ma ad altri attori, sento il dovere di constatare come delle scelte politiche restrittive a livello europeo per contrastare l'inflazione abbiano sottratto alla disponibilità del governo importanti risorse che sarebbero potute invece essere investite e destinate a specifiche politiche e operazioni di sviluppo. In secondo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica, l'aumento dell'indebitamento netto, ascrivibile a scelte scellerate del passato, come quella del superbonus, che ancora qualcuno, anche in quest'Aula, vuole difendere. Come ricordato dal Ministro Giorgetti, in assenza di questa contabilizzazione, l'Italia avrebbe certamente raggiunto l'obiettivo prefissato. E qui farò saltare qualcuno sulla sedia riportando un dato significativo. Oggi, pensate, i nostri imprenditori, nell'epoca della transizione ecologica, pagano le quote di emissione CO2 circa 90 euro più o meno a tonnellata. Ebbene, pensate che questa operazione è invece costata, quella del superbonus, allo Stato oltre 500 euro a tonnellata. La misura è quindi anche poco green rispetto ad altri investimenti possibili. E capisco qui perfettamente, visto che è stato riportato poc'anzi, l'allora ministro Cingolani, che secondo me i conti li sa fare molto bene, che era assolutamente contrario a prolungare il superbonus, proponendo invece una detrazione, direi, altrettanto appetibile al 75%. Permettetemi infine, da cittadino del Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale dove l'autonomia differenziata è una realtà, di auspicare che nel più breve tempo possibile questa importante riforma dia compimento a quanto già previsto dal titolo V della Costituzione. Anche questo epocale passaggio permetterà allo Stato una migliore gestione programmatoria e ai territori di essere finalmente decisori, ma anche responsabili delle proprie scelte. Per cui, nonostante le criticità, bene il Governo sulle scelte economiche, razionali, concrete, pragmatiche, come lo è anche stato il Ministro Giorgetti, come lo siamo noi della Lega, come lo è questo Governo. Grazie. Grazie, senatore Dreosto.